Buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro quarto appuntamento di questo cammino che stiamo vivendo come comunità confraternale. E anche questa sera, prima di dare inizio a questo momento di riflessione sul tema che mi è stato assegnato, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li mettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Mi inserisco in un cammino già introdotto, che ha vissuto già tre incontri. Uno presso la parrocchia dei Santi Prisco e Agnello, tenuto da Don Francesco Iaccarino, uno nella parrocchia di Mortora, Santa Maria di Galatea, da Don Rito Maresca, e l'immediato precedente nell'ex cattedrale di Massa da Don Gennaro Boiano. E per inserirmi in questo cammino già introdotto, già ben delineato e che ci ha lasciato con degli interrogativi abbastanza forti, anche se io non ero presente il 30 e l'altro il 10, perché il 30 era la vigilia di San Ciro, il 10 ero a Lourdes per guardare quell'appuntamento che vorremmo realizzare nel prossimo ottobre con le confraternite. Spero che l'adesione sia numerosa e calda, un po' come è lo stile confraternale. Per inserirmi in questo cammino già tracciato, faccio una sintesi breve degli incontri precedenti. Nell'incontro di Don Francesco nella parrocchia di Sant'Agnello era centrato sull'ascolto della parola, la necessità di metterci in atteggiamento di ascolto, anche un ascolto orante, cioè dall'ascolto nasce la preghiera. Quando più siamo capaci di metterci di fronte al testo della parola di Dio, il dono, uno dei doni più grandi del Concilio Vaticano II è stato che ha messo la parola di Dio nelle nostre mani. Chi ricorda la celebrazione preconciliare prima del Concilio ricorda che la parola, la liturgia era un momento bello, ma tra il prete e l'altare e massimo i chierichetti che servivano la messa. L'assemblea era assente, non era per nulla presente, anche se c'era in chiesa la gente, ma in realtà erano due mondi divisi da una bella divisione che comunemente chiamavamo le balaustre, che dividevano l'area presbiteriale dall'area dell'assemblea della comunità. E mentre il prete celebrava con le spalle al popolo, l'assemblea, il popolo, sgranava il rosario qualche altra preghiera e così via. Uno dei grandi doni del Vaticano II è quello che ha messo nelle nostre mani e ci ha fatto riscoprire la bellezza della parola di Dio, dell'ascolto orante della parola di Dio. Non so se avete mai sentito qualche persona anziana che va in parrocchia e dice: parrucchiaio, ho votato Vangelo. No, non so se l'avete mai ascoltato, perché secondo la tradizione nell'antica liturgia veniva spostato il testo sacro, e se il sacerdote aveva preso il Vangelo da dove veniva proclamata l'epistola all'altro leggio dove veniva proclamato il Vangelo, la celebrazione era invalida, quindi non si osservava il precetto. Quindi abbiamo messo a centro l'ascolto orante della parola. Don Rito è stato più incisivo,
perché con forza ci ha fatto riflettere sul tre parole, se ricordo bene, perché l'ho visto dal video: processo, progresso, evoluzione. Tre parole sulle quali poi ci ha fatto ripensare alle nostre processioni. Da che cosa nascono? Ricordo questa domanda posta all'assemblea mentre scorreva sul video, sugli schermi, alcune cose. Parlava Don Virrito, parlava che di visita all'altare della Reposizione, quindi la dimensione della preghiera, i martiri, la testimonianza, i cori o il coro, secondo le tradizioni delle processioni, quindi la conversione. Poi negli anni 80, e quindi questo lo ricordo anche io abbastanza bene, negli anni 80-90 i cerimonieri che con i frustini passavano vicino alle gambe dei partecipanti alle processioni per l'ordine, la processione, l'ordine e il rigore, quindi l'eleganza. E poi negli ultimi anni un exploit di cerimonie di uscita, e chi più ne ha più ne metta, chi più ne ha più ne metta. E su questo Don Rito faceva riferimento in modo particolare all'emozione, cioè cerchiamo di toccare la corda del cuore dell'emozione di coloro i quali sono spettatori o attendono l'uscita della processione. E poi concludeva, se poi sbaglio mi riprenderete e mi ricorderete meglio, concludeva Don Rito invitandoci a puntare su di lui. Chiudeva in questo modo: a tanto puntare su di lui, quasi con un invito forte, corale, di aggiungere alle vesti che comunemente consegniamo ai nostri confratelli, a coloro i quali partecipano o come confratelli o come invitati o come partecipanti, lasciatemi poi passare la parola, alla nostra processione, nella busta del quale consegniamo la veste, un libretto di preghiera. E lui lo mostrava anche nel video, si vede un libretto dove c'era un itinerario di preghiera scandito in una settimana. Si è detto bene, non lo so se poi ho mancato qualche cosa. Nell'incontro successivo che si è fatto a Massa Lubrense ed è stato tenuto da Don Gennaro Boiano, oltre Gennaro insisteva su un'altra dimensione, ripartendo anche da quello che Don Rito aveva con insistenza detto a conclusione del suo intervento: un ascolto del cuore, non un ascolto intellettivo. Io non mi pongo di fronte al testo come colui il quale deve scrutarne il testo. Non sono io un esegeta, un biblista, che devo cogliere alcune cose del testo, ma un ascolto col cuore. Perché qualche volta, se l'ascolto resta a questo livello qui, possiamo correre il rischio che resti qui e non scenda qui. Io ricordo il mio professore di Sacra Scrittura che ci insegnava i profeti, Ettore Franco, che il quale iniziava il corso in questo modo. Diceva che aveva fatto una domanda al suo nipotino a casa: secondo te chi è un profeta? Ed erano venute fuori alcune risposte: un mago, una persona particolare. E poi tra le tante domande, tra le tante risposte che questo nipote aveva dato, è uno che ascolta con il cuore nell'orecchio. In realtà è questo.
Se l'ascolto non è fatto con il cuore, ma resta a livello intellettivo, corriamo il rischio di non cogliere quello che veramente ci vuole dire il Signore anche attraverso questa esperienza che ogni anno vede le nostre confraternite tra poco impegnate. Impegnate, i preti giovani stanno a Siviglia, non so se sapete, sono andati a fare tre giorni di vacanza a Siviglia, mi hanno mandato adesso un messaggio con una foto, che a Siviglia stasera già esce la prima processione dalla confraternita alla chiesa di un Cristo che porta il legno della croce, no? Allora tra poco le nostre confraternite si animano, incominciano ad animarsi, perché arriva la Quaresima e con l'arrivo della Quaresima bisogna mettere in moto un meccanismo che ci prepari alle processioni, allora i cori, le donne per stirare le vesti, quelli che devono lucidare i lampioni, gli incensieri da preparare, i guanti da mettere insieme, i sai da riaprire, rivedere, misurare e così via. Ecco, e poi anche Don Gennaro metteva in risalto tre cose: dialogo, conoscenza, comunione. E concludeva anche lui lanciandoci una domanda forte: conoscere il Cristo. E ci lasciava anche un'icona, se ricordo bene, se ho guardato bene il video che è stato messo sui nostri telefonini, e l'icona, se non erro, è un'icona che richiama i magi. E Jenny diceva: chi sono i magi? Sono persone che lasciano la comodità di un palazzo per diventare nomadi, seguendo che cosa? Una stella. E nel momento in cui la perdono, perdono l'orientamento, dove vanno a bussare per chiedere dove trovare il re, proprio dalla persona sbagliata, al palazzo di Erode. Ma nel momento in cui riprendono il cammino e ritrovano la stella, sanno dove andare e dove giungere. Quindi ci lasciava con questo invito a metterci in cammino, lasciandoci innamorare, seguendo là dove ti conduce il cuore, potremmo dire. Questa sera invece cerchiamo di fare un passo avanti nel nostro cammino, nel nostro itinerario che ci siamo dati di vivere mentre ci prepariamo al cammino con quaresimale ormai alle porte. E il tema che mi è stato affidato dice: simboli e misteri, in nome della croce, la ritualità della settimana santa. Simbolo richiama un segno corrispondente a qualche cosa. Non so, quando eravamo ragazzi, quando vedevamo la bandiera, come la bandiera ci richiama la patria. Quindi quando in classe si esponeva la bandiera, voleva richiamarci questa dimensione della patria, della nazione, così come un simbolo della famiglia, la famiglia, il focolaio della famiglia e così via. Tanti piccoli, potremmo tirare via tanti esempi per indicare un simbolo. Nella dimensione cristiana noi diciamo il simbolo, qual è il simbolo per il cristiano? Quello che diciamo ogni domenica a messa, il simbolo della nostra fede qual è? Il credo. Il simbolo della nostra fede è il credo, così che è comunemente chiamato, quello che secondo la tradizione è nato dai 12, poi è diventato quello che comunemente conosciamo dopo il concilio di Nicea, Niceno-Costantinopolitano e così via.
la nostra fede, il simbolo della nostra fede, qualche cosa che richiama a qualche aspetto importante, a qualche dimensione importante. Simbolo significa dal latino contrassegno, qualche cosa che mette insieme, qualche cosa che ci fa mettere insieme. Allora la prima dimensione che mi piace sottolineare questa sera è questo metterci insieme. Metterci insieme spinti dal desiderio di innamorarci di Gesù sempre di più. Perché quando Papa Francesco nell'Evangelium Gaudium ci consegna dal numero 122 al numero 126 alcune indicazioni sulla pietà popolare a cui fa riferimento, hanno fatto riferimento anche gli altri miei confratelli prima di me, dice con chiarezza alcune cose importantissime in questo testo che ci è stato consegnato nel 2013, se non sbaglio, dove c'è un po' il senso del pontificato di Papa Bergoglio. Questo desiderio di una chiesa in uscita, di una chiesa che si fa ospedale, di una chiesa che si prende cura degli ultimi, è racchiuso in questo testo che Papa Francesco ci ha consegnato nel 2013, chiedendo, e lo ha riconsegnato, non solo l'ha consegnato alla Chiesa, ma nel convegno di Firenze di alcuni anni fa, i vescovi ha detto: vi riconsegno l'Evangelium Gaudium. Ce lo ha riconsegnato alla Chiesa italiana. Riprendetelo in mano, dove ci dà delle indicazioni affinché la Chiesa che lui sogna è la Chiesa che lui ha tracciato in questo testo che abbiamo che vedete tra le mie mani e che spero abbiate qualche volta almeno letto qualche cosa di questo testo. Questa dimensione di metterci insieme intorno a che cosa? Metterci insieme intorno ad un appuntamento bello, importante, significativo, che ci richiama di quando eravamo bambini, che ci fa ricordare i nostri parenti, quelli che ci hanno preceduto prima di noi e così via, ma ci mette insieme per continuarci ad innamorare di Gesù, diventando noi stessi attraverso questa esperienza della pietà popolare evangelizzatori. Papa Francesco parla della pietà popolare come un elemento evangelizzante, riprendendo quello che il Magistero della Chiesa da Papa Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e poi Papa Francesco hanno tracciato in alcuni documenti della Chiesa. Pensate all'Evangelium Nuntiandi di Paolo VI, il primo che parla di pietà, della pietà popolare, prendendo spunto di riflessione per un cammino di rinnovamento per la Chiesa dopo il Concilio Vaticano II, la necessità di metterci insieme perché questo appuntamento sia un appuntamento evangelizzante. Evangelizzante. Io non so quanti, lasciatemelo dire, pensano che in quel momento noi stiamo dando testimonianza, stiamo evangelizzando, stiamo raccontando attraverso un cammino il Vangelo, la buona notizia del Vangelo. Forse se noi pensassimo che sotto a quel saio, col viso coperto, noi stiamo portando il Vangelo, la buona notizia del Vangelo, dovremmo tremare. Tremare. Ma non piangere perché siamo stati tolti dal Cristo,
perché non ci hanno dato quel martirio, perché non ho aperto la processione per tanti anni, adesso il priore non mi ha scelto, e così via, quello che comunemente succede nelle nostre realtà confraternali, quando bisogna mettersi in fila per dare inizio al cammino processionale. Poi l'altra dimensione che mi piace sottolineare, che è stata già richiamata, i martiri richiamano un altro aspetto importantissimo, ce lo ricordava Don Rito, la testimonianza. Vorrei ritornare su questo. Le nostre processioni mettono insieme tante persone. Quante persone mettiamo insieme tra giovedì e venerdì santo? Fatevi il calcolo, partendo da Massa Lubrense, terminando a Vico, quante persone mettiamo insieme in quei giorni? Tra cori, partecipanti alle processioni, coro del Miserere e così via. Muoviamo una massa, non indifferente, laddove ce ne sono due, tre, in qualche paese, in qualche realtà, in qualche comune, una entra, una esce, una si prepara e così via. Mettiamo insieme una quantità che dovremmo aiutare, perché non tutti vengono da un'esperienza confraternale, molti sono spinti a partecipare perché io qualche tempo fa tornavo da Sorrento, giovedì ero andato all'ufficio, ma alcuni anni fa, ed era qualche giovedì dopo la processione, dopo le processioni, e non avevo il colletto, per grazia di Dio. Non avevo il colletto perché cominciava già a fare caldo, quindi avevo tolto il colletto e avevo la camicia sbottonata. E in treno c'erano 3-4 ragazzi che raccontavano che erano andati alla processione. E sapete che cosa era il tutto, in che cosa si racchiudeva? Ce lo possiamo dire? Lo dico? Anche se poi adesso Michele mette sui social e subito... Chissà ha già portato lampioni, chissà ha già portato martiri, chissà mi hanno dato un genziero, erano 3-4 ragazzi, cioè io mi ascoltavo così, cioè noi mettiamo insieme tanta gente, ma tutta questa gente è motivata da che cosa? Che cosa li spinge? Una pia tradizione o un movimento del cuore che mi porta a testimoniare simboli e martiri, quello che è avvenuto 2000 anni fa sul Golgota, ma che si rinnova ogni volta che ci incontriamo intorno alla mensa. Riviviamo il mistero della morte e della risurrezione di Gesù. O siamo soltanto, io l'ho detto altre volte, come nell'antica Roma, custodi del sacro fuoco e basta. Siamo capaci di affaccendere, e questa la sfida che oggi la Chiesa chiede a noi. Siamo capaci di accendere il cuore, nel cuore di coloro i quali partecipano, il desiderio di innamorarsi di Gesù, di conoscere Gesù, di seguire Gesù. Allora diventa secondario se io porto il lampione di apertura o porto il fiocco della vela, se apro la processione o la chiudo. Quando io ero viceparroco a Sorrento, nella chiesa dei Servi di Maria, con qualche confratello si scherzava, dice: chissà, ti faccio portare la chiave alla chiesa, cioè fai la chiusura, porti la chiave, chiudi. Era quasi offensivo dire a un confratello: tu porti la chiave alla chiesa, no? Allora si scherzava un po' sopra, ma in realtà io posso essere l'ultimo
come posso essere il primo, possa essere tra i portanti o non importanti. L'importante è accendere nel cuore il desiderio di seguire Gesù, di mettersi dietro di Lui, mettersi dietro quella croce che in quel momento non è soltanto strumento di morte, ma è strumento di vita, è albero di salvezza. Così la liturgia del Venerdì Santo ci fa cantare: o albero eterno di vita, altro non v'è nella selva di più belli. Quest'altra parola chiave che fa parte di questo nostro incontro di questa sera, oltre all'aspetto del simbolo, è i martiri. Dorrito, nel suo intervento, nel fare quel processo, progresso, che evoluzione che evidenziava nel suo cammino, dice: le nostre processioni nascono e sono così nate, con una croce e i fratelli assaccati dietro per andare a fare visita all'altare della Reposizione. Questo è il nucleo centrale con il quale è nato il nostro cammino processionale. Nel corso del tempo c'è stata un'evoluzione. Allora abbiamo aggiunto i martiri, abbiamo aggiunto qualche cosa che richiamasse quello che era avvenuto 2000 anni fa nel mistero della croce. Allora indichiamo al bambino il gallo, i dadi, la veste, la mano, la tenaglia, i chiodi, il martello, la scala, i flagelli, la colonna, la veste, i soldi e così via, tutto quello che poi richiama il racconto della passione secondo il Vangelo. Ma i martiri ci portano a tutta quell'esperienza che Gesù ha vissuto in un breve tratto di strada che va dal pretorio di Pilato al Golgota. Chi è stato in Terra Santa sa benissimo che questo pezzo di strada è brevissimo, non è un cammino enorme, eppure ci richiama questo piccolo tratto di strada che un uomo 2000 anni fa, nel nome di che cosa? Nel nome dell'amore, ha vissuto, perché noi avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza. Noi avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza. Ci richiama questo. Seguendo quella croce che è stata innalzata, vedete, l'unica volta in cui nella liturgia latina noi facciamo la genuflessione alla croce è il Venerdì Santo. Normalmente quando noi entriamo in chiesa salutiamo con l'atto di genuflettere e di inginocchiarci solo davanti al Santissimo Sacramento. Il Venerdì Santo la Chiesa ci invita a fare genuflessione davanti alla croce. Al di là di venire a baciare la croce nell'azione liturgica, ma quando quella croce, dopo essere stata venerata con il gesto di venire a dare un bacio al crocifisso, il sacerdote la innalza, l'assemblea si mette in piedi ed è posta nel luogo più alto dell'altare, e il sacerdote, poi terminata l'azione liturgica, torna, la Chiesa dice, ci invita, la rubrica liturgica ci invita a fare ad inginocchiarci, a fare genuflessione alla croce. È l'unico giorno in cui la Chiesa ci invita a genuflettere davanti alla croce, perché dalla croce siamo stati redenti, perché su quell'albero che è strumento di morte è diventata con Gesù uno strumento di vita, uno strumento di salvezza. Simboli e misteri. Un'altra cosa
che, sulla quale mi piace fermarmi un istante. Nel testo, nel tema che mi è stato proposto, si parla anche di ritualità della Settimana Santa. Ecco, questa è un'altra cosa sulla quale dobbiamo stare un poco attenti. Se ricordo bene, e se la mia memoria non mi tradisce da quello che ho visto sempre nel video che Michele ha messo sul telefonino all'incontro fatto a Mortora, Rito, nel lanciare un interrogativo, vi ha dato la possibilità di riflettere per qualche momento e poi liberamente ognuno ha detto qualche cosa su quella domanda che gli era stata posta: che cosa ci aspettiamo per gli anni, per le nostre confraternite, per i prossimi decenni. Se nel 80-90 abbiamo insistito sul rigore, su questo riguardo all'eleganza, poi adesso nel 2000 abbiamo insistito sull'inizio delle celebrazioni, della processione, l'uscita della processione, che cosa investiamo? E ognuno ha detto la sua. Se ricordo, non si sentivano bene le risposte, devo dire la verità, perché non è girato subito il microfono, però è stato interpellato anche l'ufficio. E se ricordo bene, si sente molto chiaro la voce di Roberto Caputo, se la mia memoria e il mio orecchio non mi tradisce. L'occhio mi tradisce ogni tanto, però l'orecchio non tanto. La risposta Roberto Caputo dice, dell'ufficio, dice: bisogna tornare indietro, fare un passo indietro. Non so se sbaglio, se Roberto sta qui, sta seduto, lo vedo, no? Fare qualche passo indietro. E Dorrito diceva che evoluzione non è, se uno torna indietro, non è che facciamo un passo indietro, anche questa è evoluzione, no? Forse oggi dobbiamo stare attenti a riprenderci quella ritualità che forse abbiamo un po' abbandonato. Quello che comunemente, qualche volta quando ci fa comodo a noi confratelli, adesso mi svesto dalla veste del parroco e del prete e del padre spirituale della confraternita e del direttore dell'ufficio, metto tra i confratelli e dico, quando ci fa comodo, allora diciamo, vabbè, il parroco ha ragione, il padre spirituale ha ragione. Quando ci fa comodo diciamo, ma si è sempre fatto così. Si è sempre fatto così, ma adesso dobbiamo cambiare. Ma perché dobbiamo cambiare? Si è sempre fatto così, è andato bene, no? Dobbiamo recuperare questa dimensione della ritualità, perché stiamo correndo il rischio di perdere quello che è la caratteristica, l'ho detto in altri incontri, in altro contesto, in altri momenti, e qualche volta è stato anche non compreso fino in fondo, quasi come se fosse un intervento autorevole dell'ufficio nei confronti di qualche realtà confraternale, ma vi giuro, non desidero di non colpire nessuno, perché sono il primo io, e faccio mia colpa che alla mia confraternita ho imposto la cerimonia di uscita, sono il primo, quindi faccio mia grandissima colpa, sono anche io al mio priore imposto la cerimonia di uscita, no? Però mi rendo conto forse che, presi da questo desiderio, da questa frenesia di novità, stiamo correndo il rischio di perdere la ritualità di quello che ci è stato dato e quello che comunemente noi chiamiamo quello che la tradizione ci ha consegnato. Presi dal desiderio di un'evoluzione, ci siamo dimenticati della semplicità, che è la caratteristica delle processioni della Settimana Santa nella nostra realtà ecclesiale, nel nostro territorio. Quindi la ritualità, che non è un ripetere un gesto sterile di un rito che si ripete così ogni anno, così come ci è stato dato, ma dare
una continuità a quel cammino che ci è stato consegnato e che noi siamo chiamati a consegnare alle nuove generazioni. E anche io vorrei concludere, e concludo, lasciandovi una domanda, un interrogativo. A queste persone che noi mettiamo insieme e che attraverso la simboli e i misteri della croce, seguendo la croce e la ritualità della Settimana Santa, noi diamo, accendiamo il desiderio di seguire Gesù, di incontrare Gesù. Quanti fratelli rincontriamo dopo tempo della processione, con i quali possiamo ancora una volta fare esperienza di Dio, fare esperienza di Cristo. Allora, anche se il nostro cammino processionale raccoglie poche persone con le quali possiamo continuare un rapporto di crescita spirituale insieme, aiutati dal padre spirituale, dai parroci, delle nostre realtà confraternali, ma accendere il desiderio di metterci insieme alla scuola dell'unico maestro, di cui facciamo esperienza e che portiamo anche attraverso il cammino processionale per le strade delle nostre comunità. Vi lascio con questo invito e con questo desiderio per ognuno di noi. Mentre prima di concludere e poi lasciare l'altro momento del canto, già giovedì scorso c'è stato l'intervento della responsabile dell'ufficio delle opere diocesane pellegrinaggi. Quest'anno, anche con il desiderio del nostro arcivescovo, vorremmo vivere un'esperienza che già qualche tempo fa abbiamo vissuto, quando c'è stato l'incontro mondiale, no, internazionale, delle confraternite a Lourdes. Abbiamo già vissuto qualche tempo fa un'esperienza bella, ma quest'anno un poco più semplice, più nel cammino della nostra Chiesa, perché raccoglie persone del nostro territorio, della nostra diocesi. Sarebbe nostro desiderio forte quello di vivere questa esperienza ai piedi della grotta di Lourdes. Voi sapete che ogni anno la nostra Chiesa diocesana, in ottobre, nella prima decade, nella seconda decade di ottobre, vive questa esperienza da molti anni, da circa 30 anni, vive questo momento bello che coinvolge anche tanti fratelli e sorelle. Vorremmo estendere questa esperienza anche per quest'anno al cammino confraternale. La responsabile dell'ufficio confraterni ha già preparato una locandina con alcune indicazioni pratiche, nel senso quando costa il volo con l'aereo, quando viene il viaggio col pullman, le date, eccetera, eccetera. Allora, io dico con chiarezza, non si può pretendere che il governo di una confraternita ci paghi il biglietto. Ecco, togliamocelo dalla testa, che sia il governo, il priore, che si prenda carico dalla cassa di darci il viaggio gratis a Lourdes. Ma possiamo chiedere alle confraternite un contributo, minimo un contributo, ma possiamo mettere da parte per adesso qualche cosa se vogliamo vivere questa esperienza bella che coinvolge la nostra Chiesa diocesana. Sarebbe una cosa bella e penso che sarebbe contento o super contento anche il nostro arcivescovo se riuscissimo ad essere un bel numero di fratelli, di confratellite e di confratelli della nostra arcidiocesi a vivere questa esperienza bella del cammino della nostra Chiesa diocesana. Grazie dell'ascolto e buona serata dopo.